arrivare al suo ultimo appuntamento con questo oratorio. Io sono andato molto male, non ho capito di arrivare a no, quando mi vado presente. E abbiamo scritto un banco di tutto, vorrei essere a fare bene se non possibile da sempre. Non partivo con Salimba, chi è di tutto. Ovviamente essere di tutti, Salimba sale, con Salimba ognuno. E siamo passati, abbiamo brincato del montone di tempo, siamo andati all'astronomia perché la superiore lunare. Siamo seguiti a parlare sul periodo nuraggio, con la vita passata, con questo ricercatore storico, che non era questionato. Dei tefuni sono nuraggi, di chi fu quello, secondo il registro che ha fatto io, naturalmente. E ora queremos arrivare a un periodo ormai da cosa accanto, che è questo periodo feudale. Forse se uno dello speus periodo, sono originario, che potrebbe essere una sardina, secondo dello punto di vista, può questionare di gusto, abbiamo scritto un erotto che una di queste famiglie si era comandato, spadroneggiato, a serio, in suo periodo, sono questionato dei conversati, attento gusto. Questa particolarità deve essere in casa dominante, insomma, che si vede io un subbarigato, lo faccio con usare. Abbiamo appunto conosciuto una persona che ha fatto studi di sua vita, di suo periodo, usa che siamo usati qua, usa scritto, che qualcuno prima gli ha studiato, diceva, chi te sono vistato, chi ti ha versato in seguito. E tante volte non riesce a rispondere le pagine, si può scrivere che cosa deve usare l'età capitale di questo periodo. Abbiamo introdotto questa relazione, di San Franca Cusso, usa che il maggiore studiava su che riguarda la corretta sua e poi a seguire Sofia Puget, José di Reza, zona Franco Re. Buonasera a tutti. Innanzitutto appunto sono Franca Cusso e vengo da Busacchi. Un ringraziamento particolare all'Associazione Archeologica e lui e dalla signora Maria Marconi, perché mi hanno concesso l'opportunità di parlare in questa sede dell'argomento trattato nella mia tesi di laurea. Premetto che non mi sono mai confrontata con un uditorio, quindi vogliate comprendere l'imbarazzo e tutto ciò che comporta di dover affrontare una situazione per me insolita. Il mio lavoro di tesi ha preso in esame il seguente argomento, la presenza dei gesuiti a Busacchi. Vi chiederete qual è il collegamento tra la materia della mia tesi e la storia di Torresani nel feudo del Barigado e di Sevilo. La famiglia Torresani, in particolare il conte Don Gerolamo, ebbe un ruolo di primo piano nella venuta dei gesuiti a Busacchi. Vi do alcune notizie storiche che spiegano il collegamento tra questa famiglia e le ville di Sevilo e Busacchi. I Torresani, originari della Toscana, si erano stabiliti a Cagliari nel 1400, ma solo nel secolo seguente cominciarono ad inserirsi nelle vicende dell'isola. Nei primi decenni del XVI secolo, 1500 quindi, Niccolò Torresani si sarebbe imposto nel mondo finanziario per la sua disponibilità economica e per l'intelligenza degli investimenti. Infatti, in possesso di notevoli risorse finanziarie, si inserì con autorità e fortuna nel complesso giro di acquisti e vendite territoriali che caratterizzò tutto il 1500. Acquistò insieme a Carlo Aragon il feudo di parte Barigado, poi quello di Sevilo assieme a Pietro Mora. La più antica infiltrazione di incontrare a parte Barigado di cui si ha notizia risale al 1417, quando alcuni villaggi del distretto furono concessi a Ludovico de Pontibus con diploma regio di Alfonso d'Aragona. Alla morte del suddetto Pontibus, del suddetto Ludovico, mancando possibili successori, il feudo fu devoluto alla corona.
donne in fondazione avvenne nel 1441 e da beneficiarne fu Gaspare Fabbra, tramite diploma del re Ferdinando. Isabella, figlia primogenita del feudatario, col consenso delle sorelle, vendette il feudo a Carlo d'Aragon, con atto approvato a Cagliari il 5 ottobre 1519, al prezzo di 9.500 ducati d'oro. Pur non essendo presente al momento della stipulazione dell'atto, era interessato nell'acquisto anche il nobile Niccolò Torresani, per la metà del feudo, che fu diviso, con approvazione dello stesso imperatore Carlo V, in data 9 aprile 1520. Al nobile Carlo d'Aragon spettò la parte superiore, ribattezzata per l'appunto Valida d'Ususu, mentre i villaggi di Busacchi, Fordongianus ed Allai, costituenti la parte Valida d'Ubiosso, passarono alla famiglia di Niccolò Torresani. Quest'ultimo in seguito acquistò, insieme a Pietro Mora, cittadino di Cagliari, Sedilo, Zuri, Borore, Soddì, Norbello, Tadasuni e Domus Novas da Don Ferdinando, figlio di Raimondo di Cardona e di Giovanna di Requescenze, con il regio assenso di Carlo V, in virtù di strumento 23 febbraio 1537, per il prezzo di lire 41.160 moneta sarda. Il contratto con Cesario di Ploma, 11 febbraio dell'anno susseguente, 1538, fu poi approvato. I suddetti acquisitori, Torresani e Mora, procedettero alla divisione delle predette ville. Al Mora spettarono Norbello, Domus Novas, Soddì, Boroneddu, Tadasuni e Zuri, situate nell'incontrada di Canales. Il Torresani ebbe invece Sedilo, che insieme al Valida d'Ubiosso formava un possesso vasto e pittoresco. A Niccolò Torresani succedette Don Gerolamo, suo figlio ed erede universale, per testamento del 5 settembre 1548. Pietro Mora, in seguito a congiunture avverse, essendo carico di debiti, per soddisfare tutti i creditori, vendette al più accorto e prudente Gerolamo Torresani il feudo di Canales, con atto di vendita del 17 agosto 1558. Il medesimo Torresani nel 1566, per diploma 13 dicembre, ottenne dal re Filippo II il titolo di conte di Sedilo per sé e per i suoi figli primogeniti. E quindi nel 1586, il 4 febbraio, fece donazione tra vivi di tutti i suoi feudi a Donna Marchesa, sua unica figlia e moglie di Don Gerolamo di Cervellon. Nell'atto di fondazione del Collegio dei Gesuiti a Busacchi, del 4 febbraio 1577, Gerolamo Torresani è indicato come de Sedilo et utilis dominus e contrattarum partis Valigado Iosso, atque delle Scanals, in presenti Sardini e Regno et capite Calalis Italum, quindi conte di Sedilo e signore delle contrade di parte Valigado Iosso e di Canals, situate nel capo di Cagliari. Verso la metà del XVI secolo entrò quindi nelle vicende della comunità di Busacchi il feudatario Gerolamo Torresani. Il 7 febbraio del 1558 egli affidò ad Antonio Bonatto, intagliatore e scultore di legno genovese, venuto a Cagliari molto giovane e già artista di valore, la realizzazione di due retabili uguali, uno per la chiesa di Las Plazas e l'altro per quella di Busacchi. Fu lo stesso Torresani a preparare il disegno. In basso i 12 apostoli, 6 per parte, a mezzo rilievo, al centro il sacrario, sopra una nicchia dove sarebbe stata collocata l'immagine di Nostra Signora col figlio in braccio, fatta in legno e pastiglia. Altre due nicchie ai lati, poi capitelli, cornicioni e stelli. Il materiale necessario fu completamente fornito dal conte. Il costo dell'opera fu di 160 scudi. In seguito è il medesimo conte ad impegnarsi in primo piano per consentire la venuta dei gesuiti a Busacchi. Scelse proprio Busacchi tra le ville esistenti nei suoi possedimenti per l'insediamento di un'importante presenza religiosa, qual era quella dei gesuiti appunto. Molto probabilmente questo centro aveva un ruolo attivo per la centralità della sua posizione all'interno della regione alla quale apparteneva. Durante il periodo del regno congiudicato di Arborea, diviso amministrativamente in 13 curadoria so partes, di cui una era quella del Baridano, Busacchi, dopo Fordongianus, operò da capoluogo del distretto. Il progetto del Torresani nobilitava senz'altro la sua persona, ma era anche motivato dalla volontà di intervenire per promuovere la crescita religiosa,
morale e socioculturale delle popolazioni a lui soggette e dal desiderio di operare rettamente pro salute animale monostarium, come risulta dall'atto di fondazione. Dall'analisi approfondita di quest'ultimo emergono le tappe fondamentali del processo formativo, che vi riporto rispettando la sequenza con cui sono indicate. 16 aprile 1577, padre Gerardo Mercuriano, generale della Società di Gesù, afferma di aver dato licenza e facoltà al padre Francesco Boldo, vice provinciale per la Sardegna, di accettare la donazione, dotazione e fondazione del collegio della Società di Gesù, che gli illustri signori Don Gerolamo Torresani e Donna Maria Torresani de Madrigal, coniugi, insieme a Don Giovanni Sanna, decano di Usedlus, in Eurunde Dominorum Comitu Villa Se Uopio de Busacqui, intendono erigere. Il medesimo padre generale sostiene di sapere con certezza che i signori fondatori hanno effettuato la loro donazione e questa, tramite il detto padre viceprovinciale, è stata accettata. Sebbene non sia così sufficiente come sogliono e devono essere le fondazioni degli altri collegi della società, per il padre Mercuriano ha notevole rilevanza, ai fini della concessione del suo beneplacito, la devozione e lo zelo dei signori fondatori per la salvezza delle anime ed il fatto che buona parte dei loro beni, pur modesti, da loro sono impiegati in quest'opera. Insieme, infine, preoccupandosi della necessità e dell'urgenza di divulgare la parola di Dio e predicare la dottrina cristiana in quella regione interna dell'isola, sapendo che simili contesti sono privilegiati dalla compagnia per lo svolgimento della sua missione, consolida e conferma la fondazione del Collegio di Busacchi. Tappa successiva, 1 febbraio 1577, in base all'ordine dato nell'atto di fondazione. Bernardino de Sì, scriba, dite nostre incontrate, partis, validado di osso, redige un documento che non è riportato ma sollecitato, per mezzo del quale Torresani è istituito e nominato procuratore dalla sua consorte Donna Maria. Il conte agisce in quest'atto in nomine proprio, ma anche in qualità di amministratore della moglie, da quest'ultima espressamente delegato. 4 febbraio 1577, data in cui è erogato a Cagliari l'atto di donazione, dotazione e fondazione del Collegio dei Gesuiti a Busacchi ed il padre Boldo, viceprovinciale, esprime la sua accettazione. Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, quindi il documento principale dell'istituzione del Collegio Gesuitico a Busacchi è l'atto di fondazione del 4 febbraio 1577, reso operativo il 16 aprile successivo, con cui Gerolamo Torresani predispone gli strumenti economici, finanziari e strutturali indispensabili per la realizzazione della felice iniziativa Busacchi, epicentro geografico dell'isola equidistante dai due centri maggiori di Sassari e Cagliari. La fondazione di Busacchi è la terza nell'isola, preceduta in ordine cronologico da quella di Sassari 1559 e Cagliari 1564. Esaminiamo ora le ragioni che indussero i coniugi Torresani ed il decano Sanna a proporre un tale progetto. Le motivazioni sono diverse. Al primo posto si colloca la necessità di predicare la parola di Dio in una regione forse ignara e all'oscuro dei fondamenti della religione cristiana. Non poca importanza ha poi la componente scatologica, la visione religiosa che considera la vita dell'uomo soprattutto nella prospettiva dell'aldilà. Tra i fondatori è forte la preoccupazione per il destino ultimo dell'uomo dopo la morte. Sentono quindi il bisogno di seminare in questa terra per raccogliere nell'altra vita i frutti del proprio retto operare. Suscita inoltre grande risonanza presso i medesimi fondatori la notizia dei benefici che i collegi delle città di Sassari e Cagliari apportano agli abitanti delle medesime città e alle persone che vi si recano. Desiderosi di vedere realizzato il progetto, espongono il loro proposito al padre Francesco Boldo e a Giorgio Passini, rettore del Collegio di Cagliari. Chiedono agli stessi Boldo e Passini di recarsi presso la villa designata per vedere e ispezionare il sito, i confini e tutto ciò che, per l'istituzione del collegio, intendono offrire. I padri suddetti non disdegnano di visitare e vedere la villa. Essi, una volta vista e valutata ottimamente la località, provvedono ad esortare il padre generale della società con l'invio di un memoriale contenente il loro resoconto. Il collegio sorgerà presso il palazzo che il Torresani possiede a Busacchi, che è dotato anche di un suo sacello, una cappella o piccola chiesa.
I fondatori, così come gli eredi e successori del conte e della sua consorte, fanno la loro donazione subordinata all'osservanza di una condizione ben precisa. I padri e i frati potranno beneficiarne finché dimoreranno in quel collegio e non oltre, né altri potranno usufruirne in altro modo. Adesso passo ad elencarvi tutto ciò che la conte donava per la nascita del collegio. Primo punto, tutto quel palazzo e tutte quelle case che lui, in qualità di figlio ed erede universale del nobile Niccolò Torresani, possedeva nella villa di Busacchi, insieme con il sacello, opportunamente ornato con un retabolo e una campana, il cortile, il giardino con alberi, la stalla e tutti gli edifici nello stesso palazzo esistenti. Tutte quelle case acquistate dal conte che erano degli eredi del magnifico Alessandro Rosellini, il giardino di quest'ultimo e quelli dei chierici Giovanni Lori e Giovanni Useni, i magazzini di sua proprietà vicino al detto palazzo e le case della prigione. Tutto il perimetro delimitato da un muro di pietre che racchiudeva tre valli e quattro campi, un monte, detto Monte Candazzo, nel quale erano presenti diversi generi di alberi silvestri, una vigna con viti ed alberi vari, un parco nel quale c'erano animali silvestri, cervi, caprioli, cinghiali, muffloni, lepri e varie specie di uccelli, tra i quali le pernici, situato in prossimità del palazzo e delle case predette, insieme con alberi di diversi generi esistenti nel predetto perimetro. In parte dello stesso comprensorio c'erano anche 26 vigne che il conte aveva acquistato dai suoi vassalli per realizzare il parco sito in località detta Calavestas. Ai venerabili padri e frati, quando questi avrebbero preso possesso del collegio ed iniziato ad abitarvi, donava 4.000 lire, affinché con la pensione che quella somma caricata su un censo avrebbe prodotto di 100 ducati, potessero acquistare presso le persone di loro gradimento ciò che sarebbe stato necessario per il sostentamento del collegio. Il donatore, desiderando inoltre che la compagnia avesse un ausilio per insegnare ai fanciulli a leggere e scrivere, donava in perpetuo altre 50 lire annue. I padri avrebbero dovuto destinare tale somma per il salario o sostentamento del maestro, da eleggere con la condizione che fosse estraneo al collegio. Le case del magnifico Alessandro Rosellini minore, situate vicino al detto palazzo, che il medesimo conte avrebbe dovuto acquistare. Ancora, due strumenti bellici esistenti nel palazzo per la sua difesa, del valore di 40 ducati d'oro. La sua disponibilità per quanto avrebbe potuto e gli sarebbe sembrato opportuno per contribuire alla costruzione della struttura di erigersi per i religiosi. Inoltre, in qualità di procuratore della contessa Donna Maria, 2.000 lire della moneta di Cagliari. Questa somma sarebbe stata elargita a richiesta dei venerabili padri dopo la morte del conte o della contessa. Le condizioni fondamentali per la validità della donazione erano le seguenti. Il parco o riserva sarebbe rimasto di proprietà di Torresani e dei suoi successori, che avrebbero provveduto in perpetuo al sostentamento a proprie spese degli animali presenti. La donazione delle cose predette avrebbe avuto validità fino a quando la fondazione sarebbe esistita e i padri e i frati avrebbero dimorato a Busacchi, nel palazzo comitale e non oltre. Nell'ipotesi che il collegio cessasse la sua attività e venisse abbandonato dai padri e frati, la donazione sarebbe automaticamente diventata priva di effetto. Immediatamente tutte le cose donate sarebbero dovute rientrare a pieno diritto in possesso dei primi donatori o dei loro eredi o successori, come se non fossero mai state donate. Ho ricavato qualche notizia sulla breve esistenza del collegio tramite alcuni documenti consultati presso la biblioteca della Facoltà di Teologia a Cagliari, contenenti la corrispondenza in partenza dalla Sardegna di Gesuiti, appunto. L'atto di fondazione del collegio è del 4 febbraio 1577, ma i gesuiti cominciarono ad abitare nelle strutture loro destinate dal Torresani solo alla fine di dicembre del medesimo anno, poiché prima si rese necessario allestirle di tutte le cose indispensabili per ospitare i religiosi. Alcuni ornamenti preziosi per la cappella del collegio furono donati dal conte. Quest'ultimo e la sua consorte parteciparono al solenne momento di preghiera per la conservazione e custodia del Santissimo Sacramento e ad un convivio che si tenne nella casa dei religiosi.
In questa occasione particolari ringraziamenti furono rivolti a Conte per la sua disponibilità e bontà d'animo. Aveva infatti rinunciato alla propria abitazione a beneficio dei religiosi per trasferirsi in una dimora certamente per lui meno confortevole. La comunità dei religiosi era composta di 7 soggetti, 3 sacerdoti, 2 maestri e 2 coadiutori. Dai documenti esaminati emerge la via attività del collegio. I padri gesuiti insegnavano ai vassalli la dottrina cristiana. La stessa contessa di Seguito, con la sua famiglia, interveniva alle lezioni, dando così un ottimo esempio. Gli studenti che frequentavano le scuole non erano numerosi. Quelli della scuola di grammatica, 13 o 15. Quelli della scuola che insegnava a leggere, 40. Troppo tempo nel collegio era dedicato alle cose temporali, a discapito della cura spirituale delle anime. Il mantenimento dello stesso collegio dipendeva in buona parte dall'allevamento degli ovini. L'esercizio ordinario del rettore e degli altri religiosi consisteva nell'occuparsi degli affari relativi alle pecore, alla lana e al formaggio. Negli stessi documenti, per quanto riguarda il conte di Sedilo, è detto che si era quasi pentito di aver fondato a Busacco il collegio e tentava addirittura di riprendersi ciò che al collegio aveva dato e non aveva neppure consegnato tutto quello che aveva promesso, come per esempio il parco e una vigna. I religiosi si lamentavano per il poco affetto che la gente del posto dimostrava nei loro confronti. Erano pochissime le persone che si avvicinavano ai sacramenti. Altro motivo di scontentezza e disagio per i religiosi era la mancanza assoluta di assistenza medica. La stessa contessa di Sedilo si spense a Busacchi nel 1578, prima che giungessero, come detto nei documenti che hanno esaminato, Los Remedios de Calera. Emerge poi che il conte fondatore, oltre ad essere inadempiente, non nutriva nessuna stima e affetto nei confronti dei religiosi. Dai dati estrapolati relativi ai primi 2 anni di vita del collegio, perché a quest'arco di tempo fanno riferimento ai documenti esaminati, emerge che pur essendo partito bene, entrò rapidamente in crisi e non riuscì a decollare. A 7 anni dalla fondazione, nel 1584, i padri della Compagnia di Gesù abbandonarono Busacchi. Ai gesuiti subentrarono nella stessa struttura i frati minori osservanti nel 1588, quindi dopo 4 anni dalla partenza dei gesuiti, su invito dello stesso conte Torresani. Il conte Gerolamo si rivela non solo un potente e ricco feudatario, ma anche un uomo attento e sensibile allo sviluppo morale e socioculturale della comunità di Busacchi e delle ville vicine. Spero di non avervi annoiato troppo e per concludere ringrazio tutti della che era un paio di villaggi, un bello
all'incanto fermo di un ragazzino che per colmare i debiti della famiglia deve vendere, che aveva contato con un parente tra l'altro, deve vendere il fengo. E vende il fengo, ha l'autorizzazione per venderlo e questo fengo però non viene acquistato dal Torresano, soltanto Sello. Il canale se lo acquista Pietro. Più tardi che cosa abbiamo? Abbiamo che in effetti Pietro Mora lascia l'eredità al canale senza suo figlio, però avrebbe acquisito anche lui dei debiti, quindi è costretto a vendere. Acquista Canales il Torresano. Il Torresano acquista Canales e unisce nuovamente il figlio di Sello, che ritornerà alle origini come nel 1410, quando in effetti era stato già dato in infiorazione. La differenza che c'è in effetti tra le prime acquisizioni e queste del Torresano è che precedentemente al Torresano il figlio veniva infiorato, invece qui viene acquistato. E nonostante l'acquisto, con tutte le clausole che comportano le differenze comunque di infiorazione, una cosa è l'imperatore o il sovrano che concede il feudo, altro è un'acquisizione dietro un pagamento di un tot di patrimonio. Nonostante tutto però non si giura la fedeltà, ad esempio, perché non è un vassallo dell'imperatore, è una cosa giuridicamente diversa. Ma il Torresano ha comunque giurisdizione alta e bassa, quindi può esercitare la giustizia e tutte le cose che comunque un comune fedatario ha in un feudo privato. Nicolao Torresano lascia il suo feudo quindi a Gerolamo. Gerolamo diventa primo conte di Sello, con una poderosa collega patente, ormai siamo nel periodo di Filippo II. Questi fedatari fanno subito atto di cessione in eredità ai propri figli. Non aspettano che il figlio diventi maggiore, in effetti sembra quasi che, come un po' piccolino, intendano. Quindi lascia in eredità il feudo all'unica figlia che ha, che è Marchesa. Marchesa, in effetti, non diventa mai signora di Sello, perché quando Gerolamo lascia in eredità il feudo di Sello a Marchesa, Marchesa è una prima donna, quindi deve chiedere innanzitutto l'autorizzazione, perché normalmente si lascia il feudo al primo genito maschio, comunque il maschio. Allora Gerolamo tira fuori una serie di citazioni per cui dichiara che in effetti lui può dare in eredità a Marchesa il suo feudo. Il fisco entra in vita e vorrebbe che il feudo non venisse dato a Marchesa, in quanto Marchesa è una femmina. Non solo, ma anche Angela Alberi, che è sorella di Gerolamo, vorrebbe il feudo. Ma Marchesa non era ancora signora di Sello, ma aveva già dato in successione al suo unico figlio, che si chiamava Bernardino, il feudo. Io qui non ho messo dati. In effetti dovremmo aggiungere Gerolamo Torresano, Marchesa Torresano, Bernardino Torresano, Gerolamo Torresano, perché una clausola di Gerolamo Torresano è stata quella che tutti i suoi discendenti avessero come cognome Torresano. Era una clausola per la distruzione del tempo. Quindi tutti i discendenti, assieme al cognome di Serpellon, Sera, Ferrares e via discorrendo, poi vedremo, dovevano anche chiamarsi Torresano. Quindi questo cognome rimarrà fino alla fine, proprio perché l'aveva messo come clausola. Allora, siamo a Bernardino. Bernardino però premuore la madre e quindi non potrà mai avere il feudo. No, scusate. Sì, Bernardino, Marchesa premuore al padre, scusate. Marchesa premuore al padre. Quindi tutta la diatriba che si ha col fisco cade e Bernardino ottiene il feudo. E siamo già, adesso vi dico le date perché io qui non le ho scritte, non è che me le ricordi,
Allora, quindi siamo nell'8 aprile 1595. Il figlio Bernardino Trevisano praticamente diventa suo erede universale, però Marchesa muore e Gerolamo, dopo che muore Marchesa, approva la successione che Marchesa aveva fatto per il figlio. Intervennero di nuovamente tante altre persone, la solita Angela Aymerich, il solito Fisso, ma il pregio matrimonio decide che Bernardino deve avere il figlio e quindi praticamente viene infilato. Bernardino, Marchesa, avete visto che ha diversi, Bernardino si sposa con Filippa del Sena e ha un figlio, Gerolamo, che si sposa con Mariana Ferrares. Cosa succede? Gerolamo dichiara successore il suo primogenito, che si chiama Gavino Ignazio. Qui la successione è rapida. Gavino Ignazio però muore in età minore e lascia suo erede universale il figlio Gerolamo. Quest'altro Gerolamo qui, io ho scritto muore senza eredi, questo. Siamo già qua. Muore senza eredi. Ma Gerolamo quell'altro aveva fatto suo volto un testamento e aveva detto: alla mia morte io lascio in eredità mio figlio Gavino Ignazio. Ma se Gavino Ignazio muore, prenderanno, saranno eredi tutti gli altri in successione. Cosa succede? Che tutti vorrebbero il figlio alla corte di Gavino Ignazio. Lo vuole Pietro, di Pietro Rocchio non si parla. Si parla di Matteo, ma lo vuole anche il Fisco, lo vuole anche Bernardino Mattia. Bernardino Mattia però è curatore di Matteo, che sarebbe il terzogenito di Gerolamo Ferrares. Ci sarà una contesa molto lunga a questo punto, perché tutti vogliono il feudo, lo vuole il Fisco. Alcuni di loro non si erano mai preoccupati di tirare l'investitura, Gavino Ignazio e Gerolamo non si erano mai preoccupati di ritirare l'investitura, e tra l'altro Gavino Ignazio muore in età minore. La cosa che mi sconvolge è questa: Gavino Ignazio muore che era minorenne, ma si diventava maggiorenne a 18 anni, perlomeno in passato lo diventava a 18 anni. Gerolamo, che muore senza eredi, pure. Quindi, che cosa succede? Che Gavino Ignazio e Gerolamo, essendo in effetti piccoli, non si erano mai preoccupati né di giurare fedeltà né di ritirare l'investitura. A quel punto il Fisco, quando loro muoiono, vorrebbe il feudo devoluto alla corona, l'avrebbero infilato ad altri. Ma Matteo, fratello di Gavino Ignazio, vuole il feudo e lui ha un curatore che è Bernardino Mattia, fratello di Gerolamo Lago. Ci sarà una lite col Fisco. Vincerà Matteo. Dopo tanti anni il feudo verrà dato a Matteo. Dopo Matteo abbiamo che Matteo si sposa con questa Maria Marchesa Servellonze Triglias e ha diversi figli. Il primo è Gerolamo, poi Mariana, Isabella, Francesca. Anche qui la solita storia. Il feudo deve passare al primogenito e se il primogenito muore deve passare alle figlie femmine, anche se sono femmine. E poi dice a tutti gli altri parenti in successione, dice Bernardino Antonio. Cosa abbiamo però? Matteo, che Gerolamo muore senza eredi, allora il feudo deve passare alle sorelle. Le sorelle sono Marianna, di cui però non si accenna, probabilmente muore piccola, Isabella, Isabella, che sposa Antonio Manca Guiso con Marchesa d'Albis, ma lo vuole anche il figlio, lo vuole anche Guglielmo. Guglielmo è figlio di quel Bernardino Mattia che era curatore, tutore di Matteo. E lo vuole anche il Fisco, perché il Fisco dice:
No, la successione è finita. Quelle sono figlie femmine, io voglio il feto nuovamente qui. E c'è una lite che dura 40 anni. Il fisco è regio patrimonio. Praticamente il feto deve tornare alla prova. Allora, cosa succede? Succede una cosa un po' strana. Perché 40 anni sono lunghi da passare, questi non è che hanno una vita così lunga, sì, qualcuno è longevo, ma si muore anche giovane. E in 40 anni, infatti, abbiamo una serie di persone che lasciano il fiato ai propri figli, le liti iniziate con i genitori terminano con i figli, addirittura con i nipoti. Quindi, in questa situazione, abbiamo, siamo già nel 1700, abbiamo che queste due persone, dunque, non vedo prima meglio qui, Pietro Antonio Giuseppe con... Non voglio scambiare, non voglio fare confusione. Sì. Bernardino Antonio sarebbe questo. Sì, con Isabella. Ora, questi due soggetti nel 1715 fanno una transazione tra di loro. Intanto succede che il fisco che vuole il feudo prende possesso del feudo. Quindi, secondo l'usanza, vanno nei territori del feudo, mandano i loro a mostasse, i loro agenti, insomma, e quindi richiedono le rendite, i tributi ai vari vassalli. Però i tributi ai vassalli li chiedono anche i rispettivi discendenti di Guglielmo ed Isabella. In 40 anni, alla fine nel 1715 arrivano a questa transazione, si dividono il feudo, dice va bene, possiamo averlo tutto il mondo. Allora cosa facciamo? Ce lo dividiamo. E il feudo rimane a Bernardino Antonio, anche perché in questa transazione che loro hanno fatto, dividendosi i tributi di tutti questi anni, chiedono poi, perché nel 1720, dopo 5 anni dalla loro transazione privata, finalmente il regio patrimonio accetta la successione e concede la successione a Bernardino Antonio di Monte Maiore, o Mario di San Maiore. Quindi questo Bernardino Antonio diventa feudatario di Sevilo. Ma nel frattempo tutti i tributi erano stati versati in maniera strana, perché c'era il fisco che aveva preso possesso, quell'altro chiedeva, e quindi si erano divisi. Quando il fisco, il legio patrimonio, concede l'investitura a Bernardino, addirittura Bernardino Antonio e Antonio Giuseppe, perché poi intanto esatto l'amore del Pietro e poi Antonio Giuseppe, eccetera, l'ultima cosa che verrà fatta da Antonio Giuseppe e Bernardino Antonio, vorrebbero addirittura dare dei soldi al regio patrimonio perché loro ne avevano presi tanti e dice glieli diamo, e invece stanno a dirsi il regio patrimonio rinuncia, non vuole questi soldi ed erano anche tanti. E quindi arriviamo praticamente al 1725 con Bernardino Antonio che muore senza i figli e finalmente il fisco farà un gran sospiro di sollievo, non ci sono più torre esame in giro e si prende il feudo. Dopo 10 anni il feudo viene dato ai Solinas e quelli che lo prenderanno per il cane. E questo è quanto. E intanto sono passati 200 anni. Tra liti, successioni e cose varie. Signora, ha parlato di tutto. De Sena, allora la nostra piazza De Sena, cosa si può essere, sì. Perché invece io avevo sempre sentito che aveva origine come sorgente per l'acqua, eccetera. Invece questo non so, c'erano questi da Sena, sì. Che poi, come una cosa che io non vi ho detto, è che in tutti questi frangenti ci sono stati degli agnati, cioè parenti affini, che volevano impossessarsi del feudo. Addirittura uno dei Zetriga, che aveva il feudo confinante con quello di Sevilo, però non si cita quale, se ne aveva impossessato. Quando il fisco, in uno dei tanti momenti, cerca di avere l'avendo, cosa fa? Dice, vabbè, qui non c'è nessuno che governa, io mi possesso e chiedo i tributi. E quindi il fisco deve andare,
i vassalli che comunque devono pagare i tributi a chiunque si presenti. Non è che c'è molto scampo, i tributi li devono pagare. Però per questi periodi, 500-600, io non ho trovato. Condoni non ce n'erano. Nessuno. Non ci metto differenza. Però se voi pensate, quindi noi in effetti in casa paghiamo tantissime, paghiamo, cioè noi come cittadini da questo mondo, noi ce la mettiamo, pagavano io il pedaggio, oppure si nasconderono per non pagare no, tremendo, adesso vediamo.
13 era la solis e per il governo, cioè la donna. Quando erano le pecore? Che poi c'era anche la questione del segno, no? I segni che poi c'erano per le primati delle pecore. Erano quelli che io mi ricordo da bambina che si diceva, com'è che si. Quelli allora, dice così, io ho fatto una sintesi, perché allora, dei pastori a solis erano 16. Dove ho segnato? Allora, dei 16 passaggi a solis, solo 2 di essi non pagavano nulla, perché il numero delle loro pecore non raggiungeva il numero di 10. Infatti, uno di essi aveva 5 pecore. Cioè, ce l'avevano molto per capo. L'altro ne aveva 8. E sospetto, quello era suo guadagno. Tutti gli altri pagavano 2 pecore, vuol dire che avevano almeno 20 pecore. Dei 13 pastori a solis e per encomienda, 9 pagavano 2 pecore per proprio conto, mentre le pecore che avevano per encomienda non superavano il numero di 10 e non pagavano quindi niente. Degli altri 4, uno pagava 2 pecore per proprio conto e una la pagava per l'encomienda. Ricordatevi che una pecora si pagava per 10 pecore. 2 invece per proprio conto non pagavano nulla, avendo pecore in numero minore di 10, mentre pagavano 2 pecore ciascuno per l'encomienda. Uno infine non pagava niente, né per proprio conto né per l'encomienda, perché aveva 8 pecore per sé e 8 per l'encomienda. Questo è il segreto. Cioè, il posto segreto, ma tutti gli altri 59 avevano pecore solo per l'encomienda, però avevano più di un'encomienda e spesso ne avevano 2, 3 e quasi tutti pagavano 2 pecore per ogni encomienda, salvo qualche caso in cui ne pagavano 3 oppure non pagavano niente. Allora io ho peccato perché queste liste io avevo fatto fare le fotocopie probabilmente 30 anni fa, però poi le ho imballate, messe in una scatola e francamente diciamo un solaio, non so neanche riprendere. No, perché tra l'altro sono tutti manoscritti. Molti, allora, quando i manoscritti sono riferiti al periodo dove c'è il fisco, dovete vedere la grafia, è perfetta, è proprio stilata dallo scrivano, fatta bene, i nomi, spagnolo, spagnolo è la latina, catalana, abbiamo anche l'otto, abbiamo noi, noi gli occhi. Ho impiegato un bel po' a fare questo lavoro perché il materiale era bellissimo. Poi ti appassioni e quindi insomma. Allora, sì, quindi non pagavano ancora niente. Quindi la situazione era piccina. Vediamo però quali erano i proprietari che avevano più pastori, alle loro dipendenze, e di conseguenza pagavano di più. Non erano molti, però ci sono alcuni che avevano proprio. Allora, Sebastian Manai e Diego Azzulli, ci sono anche i cognomi, ad esempio c'è un certo Ida, con la terra avanti scritto. Questo non, come cognomi a sé non c'è più, vero? Ida con la terra avanti. C'era un abate, in questo periodo che lui pagava perché aveva le tecole, e forse erano parenti, forse erano persone che venivano fuori che sono andate via. Perché come cognomi... Ma la persona magari che può abitare la parenti forse, chissà, lo stesso cognome. Avevano 5 pastori per encomiende, pagavano 9 pecore ciascuno. Poi c'era Juan, Jaime, Antonina, Francesco Cartamanai, poi c'era Grumenis che era un sacerdote, poi c'era San Costantino come sì, e poi c'era la Batteita, e questi erano praticamente le persone che avevano più bestiame, che pagavano di più. Anche c'era una donna. Strano a dirsi, perché normalmente tutti questi, è difficile trovare il nome di una donna perché sono tutti passati maschi, le donne non venivano prese in considerazione. Questa si chiama Josepha Seis e questa paga 5 pecore, 1720. Si chiamava Seis, Josepha Seis. Oh, io ho trovato delle liste feudali scritte, mamma mia, quella del dirigimento è spesso volentieri. Allora tu prendi questi fogli,
mai toccati da secoli, l'inchiostro corrosivo, perché come sollevato il foglio per girare, per trasportarlo, cadevano tutte le letterine a terra, quindi insomma, sì, purtroppo c'è ancora qualcuno, forse, non lo so, forse c'è un po' di male, ci vuole tanto, ma c'è il rimedio, sono un'archivista diplomata, quindi non sai. Non c'è rimedio nessuno, perché sono industriali che sono potentemente corrosivi. Quindi se la lettera era O, cadeva tutto il tondino e via di scopo in una immagini, ecco com'è. Quindi questi fogli, speriamo che non ricordi più nessuno, perché comunque io comunque li ho potuto interpretare anche così. Sì. Perché una volta che ti ho detto e poi abbiamo Tanti. No. Volevo dire una cosa sugli abitanti. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna di vedere lo stato delle anime del 1806. Sì. Secondo lo stato delle anime del 1806, gli abitanti di Siena erano quasi 2.000. 1806? Sì. E com'è che nel 1812 invece erano... L'originale era... Oh, 15 quartieri della... Però che siamo 15 quartieri. Era praticamente il
del 1662 siamo nel periodo invece di Gerolamo Zetrias, quello che lì c'è scritto, dove c'è scritto Girolamo, perché i nomi sono un po' portati così, una volta Girolamo, una volta Girolamo. Scusi, anche Torresani, Torresano? Sempre Torresani e Torresano. Perché io ho visto Torresani. Sì, sì, Torresani e Torresano. Sì. Sono dipende da chi scrive. Ma poi questa Marchella, sì, la Villa, è quella famosa Francesca a cui implicata il trattato omicidio che è di Sardegna, non va con per te. Questo io non lo so, viene per fare alcuni, cioè, io mi ricordo la storia del mare. Quando poi questo barcantino Antonio muore senza eredi, e finalmente il fisco si prende il feudo, prima intervengono tante altre persone, addirittura una nipote di Guglielmo che vorrebbe il feudo, però la sorella di Cosimo, come si chiama questa Filippa, cioè tutti intervengono, tutti vorrebbero il feudo, e certo che verrà loro. Allora, i documenti. Praticamente qui abbiamo tre categorie di tributi, quelli che pagavano tutti, quelli che pagavano gli agricoltori e quelli che pagavano i pastori, più o meno, insomma. Allora, dovevano pagare tutti, vi leggo per noi, vi ricordo tutti i bisogni. Allora, diritto di feudo ordinario, che consisteva in lire 196, soldi 7 e denari 8, però questi non li pagava un vassallo, tutti i vassalli, cioè tutti dovevano contribuire a questa cosa qua, in base alla classe di appartenenza, perché oltre al fatto che avessero questo o quell'altro, poi appartenevano ad una classe sociale, cioè benestanti, tenenti e via discorrendo, tre classi, anche qua ne abbiamo trovato per sé di là. Sì, ma proprio sì, sono paperimi, proprio infimi addirittura, come proprio che non avevano niente. Addirittura in una lista ho trovato anche la dicitura servitù, quindi non pagavano assolutamente niente. E comunque queste 197 lire rotti veniva ripartita tra tutti i vassalli in base alla classe di appartenenza. Per il mantenimento della corte pagavano 60 lire, e anche questo da ripartirsi per tutti. E tutti erano obbligati a portare legna e paglia. Allora, chi aveva i buoi doveva consegnare all'anno ovviamente un carro di legna. Chi invece i buoi non li aveva, doveva portarne il punto. Quanto ne poteva portare un uomo in spalla? Sì, siccome era cacciino. Non so se quale standard. Si va prima grande, prima e poi tutti indistintamente un sacco di paglia, questi tutti poveri, vecchi, buoi o non buoi, e c'erano gli ufficiali di giustizia, i maggiori di giustizia che erano comandanti degli ufficiali, che dovevano stare molto attenti a non fare delle, diciamo, parzialità, a non fare favoritismi, e se non pagavano le corte a persone venivano licenziati. E poi c'erano quelli che possedevano le vigne. Quelli che possedevano le vigne pagavano per ogni targa di mosto un soldo. Quelli che non producevano alcuna quantità di mosto, quelli che avessero la vigna, pagavano un soldo per il territorio. Allora, affinché erano molto fiscali, perché affinché non succedessero abusi, i ministri di giustizia erano obbligati a controllare tutte le case dei vassalli che possedevano vigne. Quindi andavano di casa in casa a controllare per sé, a trarre. Se il mostro c'era si sentiva, c'era la famiglia.
soli per i buchi sulle pecore, invece quelli di vacche. E quelli pagavano ogni anno 3 biscotti, sassoli di vacche. Pagavano ogni anno 3 vitelli di un anno di vita, ma non quelli, cioè quelli tutti insieme. Perché c'erano praticamente questi tributi che non erano riferiti al singolo, il singolo veniva tassato in base a quello che possedeva. Poi la comunità, il livello comunale, nazionale, allora quindi pagavano, un comunale, un'associazione, e pagavano i pastori, quelli di vacche per 6 anni, quelli di pecore 6 anni, quelli di vacche 6 capelli, quelli di maiali 6 porcetti, e fra tutti i pastori dovevano pagare 25 galline e 5 galli. Con in verità anche 100 uova. Questo di farli pagare in comunità sicuramente era un tipo di controllo. Sì. Perché praticamente si controllavano la sua. Però vediamo, è vero che i pastori sicuramente facevano i funghi, come facevano i funghi e i coltivatori di vigne, come facevano i funghi di grano, eccetera. Però diciamo pure che insomma erano anche altri tempi, ce la vediamo anche di quella sorta. I portali, ogni anno pagavano un porcetto di latte per il tegino e un altro per il grano di porte, perché ne pagavano poi un altro ogni 20 porci, quando si recavano a notte per l'invernata, cioè quando portavano i maiali a notte. Leggera, però sono le tasche, devo sempre fare l'unica cosa è che veramente
li facessero vivi, erano delle cose, cioè sì, belli nominati con nome e cognome delle feste feudali, ma tutto per pagare, però poi non avevano nessuna potere, non avevano nessuna persona diritti, non li ho detto. Sono dove? Quelli di passaggio sul canale, sempre in quel periodo pagavano la cassa, era relativa alla pesca, perché c'era una al fiume, ma non è il soffitto. Thank you.